felice, felice, felice perché abbiamo un artista incredibile. Pensate, solo per lei l'orchestra 11 anni fa ha lanciato gli spartiti. Malika Ayane, ciao Malika! Ciao, eccomi! Allora, io ho deciso, te lo dico, mollo Radio Bruno e faccio parte del tuo staff perché ho capito che arrivando a Sanremo, stando a Sanremo, vi state divertendo tantissimo. Beh, ma assolutamente sì, perché vabbè, Sanremo è sempre divertentissimo. Poi cioè, c'è anche un sacco da lavorare, si dorme poco e quindi per annientare le distanze abbiamo pensato di dividerci, no? Siamo uno per piano e stiamo tutti insieme. Molto bene, invece avviciniamoci alla tua canzone. Dai, raccontaci qualcosa di più, com'è nata, com'è? Beh, allora, è una di quelle canzoni che io sogno diventi una di quelle che quando sei al supermercato o a fare benzina o in un momento in cui stai pensando a tutt'altro la senti e ti fa muovere le anchette e le spalle inevitabilmente. È una canzone che non ha particolari significati perché non per forza, secondo me, bisogna essere dei portatori di messaggi troppo responsabili. È un inno alla leggerezza partendo dalla consapevolezza di sé, perché niente è possibile a questo mondo se prima non ci amiamo, non ci guardiamo con amore. È proprio questo, e tra l'altro insomma quest'ultimo periodo ci ha fatto riflettere ancora di più su questo tuo punto di vista. Giovedì invece un grandissimo omaggio alla mitica Caterina Caselli. Esatto, Insieme a te non ci sto più è una canzone strepitosa, quindi prima di tutto era importante cantare una canzone molto emozionante, una ballad, visto che il mio brano è invece un uptempo. E dopodiché omaggiare Caterina, che è una delle persone più importanti per la mia carriera, era insomma è stato irresistibile. E infine tra gli autori, oltre a Pallavicini, c'è Paolo Conte, quindi altra personalità fondamentale per me e per la mia storia. Quindi è come chiudere un cerchio e ringraziare queste persone straordinarie. Poi si apre invece un altro importante cerchio perché esce l'album. Esatto, beh, intanto arriviamo vivi alla fine della settimana. Sì, 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 poi... sì. E poi, no, niente, uscirà Manifesto, che è il mio sesto disco e che è al contrario di Ti piaci così, è forse, se vogliamo, un'analisi di altre emozioni. Quindi diciamo che è un bel album di fotografie di emozioni umane, scritto con autori straordinari, prodotto con produttori straordinari e ecco, io spero che piaccia tanto perché è proprio un bel lavoro, di quelli che se non fosse mio comprerei senz'altro. Molto bene, a proposito di questa parola straordinario, un festival unico, senza pubblico, tu sei un artista incredibile, quindi insomma sei abituata anche a calcare studi televisivi, però l'atmosfera e l'emozione sarà diversa. Questo senz'altro, anche se la cosa più bella che io sto notando è come il teatro viva delle persone che ci stanno lavorando dentro, quindi è come se ci fosse un bel flusso energetico che da chi lavora sul palco e dietro il palco arriva come un tornado per le persone a casa, abbracciandole però, quindi diciamo un tornado che abbraccia e non stravolge. Malika, prima di salutarci, ma è vero che in valigia non può mai mancare una bottiglia di buon vino? Certo, è fondamentale, anche perché sono milanese, dopo le 6 diventa ora di aperitivo, quindi a poche cose si può rinunciare in questa vita. Quindi tac, aperitivo, grazie mille a Malika Ayane. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia e Marluri Caricamore.